Consegnati anche per il 2021 i premi per la fedeltà al lavoro e al progresso economico che ogni anno la Camera di Commercio di Chieti e Pescara assegna ad aziende che si sono distinte nei rispettivi settori. Oggi andiamo a premiare praticamente una serie di aziende che si sono distinte o per aver raggiunto un numero di unità, un numero di anni di attività importante o qualche altro motivo. Andiamo a dare quattro premi che per la prima volta la giunta camerale ha deliberato alle imprese cosiddette longeve. Cioè abbiamo praticamente ritrovato nei registri dell'ufficio imprese della Camera le aziende più antiche, chiamiamolo così, presenti sui nostri registri che non hanno avuto giustamente interruzione di conseguenza, di consecutività. 52 le imprese premiate appartenenti ai settori agricoltura, caccia e pesca, artigianato, commercio, industria e servizi. Oltre a queste realtà che hanno 30 anni di ininterrotta attività, hanno ricevuto i riconoscimenti le imprese longeve. Premio alla longevità per il credito cooperativo Sangro Teatina, una realtà che ha fidelizzato la propria clientela negli anni e ha saputo anche sostenere quelle che sono state le attività imprenditoriali e artigianali della zona. Sicuramente questo la BCC Sangro Teatina lo fa da 118 anni, perché fra un paio d'anni ci sarà il compleanno dei 120, perché è nata nel 1903 proprio con lo spirito di supportare il territorio dove la banca è presente. In buona sostanza la banca, a differenza di altri istituti di credito, svolge un'attività prevalentemente nel territorio dove si trova. E la caratteristica fondamentale è che ciò che raccoglie sul territorio, quindi il risparmio che raccoglie sul territorio, per il 95% lo investe in quel territorio, quindi non fa attività speculative, non fa attività che impoveriscono, perché attività speculative facendo investimenti sui mercati e quindi sottraendo quel risparmio ai propri territori impoverisce il territorio. E quindi questo lo fa da tanti anni, mai come adesso, appunto con la pandemia. Noi abbiamo sostenuto le nostre imprese che conosciamo, chiaramente le conosciamo di persona. Per noi le nostre imprese non sono numeri, non sono pratiche, ma sono persone, e quindi dove appunto persone che noi sosteniamo e aiutiamo per poter far sempre più sviluppare l'economia del nostro territorio. Guardando al presente ma anche al futuro, come state sostenendo insomma quest'anno di pandemia, questo passaggio importante e così tanto difficile? Ecco, li stiamo sostenendo chiaramente con i crediti che noi eroghiamo, anche con tutte le misure che comunque il governo in questo periodo di pandemia ha previsto, e quindi comunque siamo anche molto tempestivi, perché poi è molto importante essere tempestivi nel sostenere le imprese, e comunque sosteniamo molto i giovani che sono il futuro dei nostri territori. La BCC Sangro Teatina è una delle banche più longeve d'Italia e sicuramente quella più longeva d'Abruzzo. È nata nel 1903 su iniziativa di un parroco, Don Epimenio Giannico, e da allora ha assistito la sua clientela, che è fatta, diciamo così, di agricoltori, artigiani, piccole imprese delle famiglie. Nel periodo della pandemia qualcuno ci ha così amichevolmente definito come la protezione civile del credito, nel senso che noi facciamo della relazione
l'aspetto più importante, oltre ovviamente a quella che è la nostra attività economica sul territorio, per cui anche in questo periodo della pandemia abbiamo fatto il nostro dovere, perché puntiamo più sulla relazione che sul resto. I clienti sono persone che conosciamo, sono amici, sono parenti, sono compaesani, quindi in certo qual modo siamo banca di comunità e quindi di conseguenza siamo stati vicini a loro in questo periodo della pandemia. Una banca vicina al territorio, chi meglio di lei quindi può raccontarci com'è cambiato il territorio, il tessuto artigianale, imprenditoriale della zona del Sangro? È cambiato perché è seguito a quello che è stato il grande insediamento industriale della Sevel, della Honda e di altre imprese, diciamo, multinazionali e internazionali, con delle attività che sono rimaste, diciamo così, nel cuore delle attività economiche, quindi sono ancora imprese artigiane, abbiamo molte imprese agricole che sono abbastanza, diciamo così, fiorenti per via delle cantine sociali, di altre attività e realtà del territorio, e ovviamente le imprese di servizi che ruotano intorno a questa grande realtà che credo sia la più importante del sud Europa, perché è una delle più importanti del sud Italia, quindi la zona della Val di Sangro rimane un'area industriale di tutto rispetto. Le aziende più longeve premiate ce n'è anche una di trasporti che conosciamo tutti, la Difonso, che è un'azienda nata nei primi del Novecento. Sì, nata nei primi del Novecento dal mio bisnonno, che intraprese l'attività di trasporto effetti postali dal comune di Cerni alla stazione Casal Bordino, in coincidenza con il treno, perché era il treno che portava i dispacci postali. E iniziò con le carrozze, e quindi proprio iniziò agli albori, quando la motoristica non era ancora sviluppata. Poi i figli intrapresero l'attività vera e propria, che è quella che oggi viene premiata, cioè la Donato di Fonzi e Fratelli nel 1934 nacque come società in nome collettivo, in pieno sviluppo motoristico, e quindi iniziò proprio con i mezzi a motore, lasciando i mezzi animali. Il cavallo animale fu sostituito dal cavallo motore. Come siete stati capaci di costruire questa rete di trasporto locale che adesso tra l'altro ha sede a Vasto? La sede è a Vasto, sì, il segreto è passione per il lavoro e amore per la famiglia, per il gruppo, perché ormai siamo un gruppo importante, cioè i soci siamo quasi 70 soci, tutti familiari, e quindi dobbiamo andare per forza d'accordo. Abbiamo superato quattro generazioni, quindi il ricambio generazionale, che oggi è molto discusso nell'ambito degli studi di economia, noi l'abbiamo superato quattro volte. La nostra azienda ha superato due guerre mondiali, nella seconda, cioè, molti mezzi nostri sono stati sequestrati dai tedeschi. Ci sono tante storie sulla nostra azienda, il rapporto con i tedeschi, tra virgolette rapporto negativo, perché ci hanno sequestrato i mezzi, mentre il rapporto positivo con gli inglesi, perché poi i nostri nonni fecero l'accordo con gli inglesi per avere i pezzi di ricambio per rimettere in piedi i servizi, e trasportavano sia le truppe ma anche andavano a prendere il sale a Margherita di Savoia, quindi facevano questo lavoro, no? In cambio dei pezzi di ricambio per rimettere in moto i mezzi, che
erano stati o cannibalizzati o addirittura sequestrati. Tanti anni di storia, ma anche attualità. Come vi siete organizzati adesso nel corso della pandemia? Come avete cercato di rispondere all'utenza? Nel corso della pandemia voi sapete che il trasporto è stato al centro, il trasporto e la scuola sono stati al centro, no? Purtroppo di questo evento pandemico. Fino a poco tempo fa avevamo la capienza ridotta anche noi al 50%, adesso ce l'abbiamo all'80%, devo dire che con l'80% si respira, nel senso che si possono organizzare meglio i servizi e soprattutto si può soddisfare meglio l'utenza, che comunque ad oggi è ancora limitata, cioè gli studenti sono ripartiti, e lo smart working è stato interrotto, quindi piano piano stanno ripartendo anche gli uffici commerciali come Chieti. Noi serviamo Chieti dalla provincia sud, quindi Vasto, Lanciano, abbiamo i servizi qui per Chieti. Anche gli universitari hanno ricominciato a frequentare in presenza le lezioni, quindi comunque per fortuna si sta riattivando tutto il motore. Da 135 anni il pastificio De Cecco porta in alto il nome dell'Abruzzo e delle sue materie prime, in particolare quella che produce, quindi la pasta. Siamo con il responsabile delle risorse umane del Molino e del pastificio De Cecco, un'azienda che oggi riceve un premio per la longevità. Come avete lavorato e come avete saputo fidelizzare la vostra clientela negli anni? Un pastificio che ha tanti anni alle spalle. Guardi, la storia di questa impresa, di questa azienda parla da sé, è una bellissima storia, ha una straordinarietà, perché il fondatore ha avuto questa genialità, il merito di inventare un metodo preziosissimo, quello dell'essiccazione della pasta, con un processo produttivo che è stato rispettato e soprattutto valutato nel tempo, e questo ha portato un valore grandissimo, perché è un'impresa che negli anni è diventata grande. Oggi siamo tra i produttori al mondo più grandi, conservando l'eccellenza del prodotto, perché questo è il vanto che la De Cecco porta in giro per il mondo e porta anche l'Italia nel mondo, perché assicurando questa capacità di produrre grandi quantità mantiene l'eccellenza del prodotto con un processo distinto che la distingue rispetto a tanti altri produttori. Il mio è un giudizio chiaramente vero, ma anche di parte, perché lavoro in azienda da tantissimi anni e sono anche orgoglioso di questo. Diamo qualche numero: quanti sono i paesi in cui esportate, qual è il volume di produzione che c'è, perché la De Cecco è un'azienda ormai conosciuta in tutto il mondo, ma anche apprezzata. Guardi, allora, la De Cecco è presente in tutti i continenti, quindi il 50% della produzione viene esportata. Il paese, come dire, principe nell'esportazione sono gli Stati Uniti d'America, ma la De Cecco è presente in tutti i mercati mondiali. E il nostro obiettivo chiaramente è quello di crescere, di espanderci, di portare questa eccellenza di prodotto ancora nei mercati dove è più difficile, perché la De Cecco porta anche la cultura della pasta, il saper mangiare un prodotto diverso da tanti altri prodotti. La De Cecco è grande, adesso ha raggiunto un fatturato che è di mezzo miliardo, quindi è un'impresa che a livello, come dire, sia italiano ma anche mondiale ha il suo vantaggio, il suo beneficio. Parliamo anche di attualità: come avete superato questa fase di pandemia? C'è stata una riorganizzazione, come ha reagito anche tutto il comparto? Guardi, allora, nel momento, diciamo, in cui era tutto chiuso, noi siamo stati tra le realtà che ha continuato a lavorare, perché di fatto noi produciamo pasta, generi alimentari, quindi eravamo tra quelle industrie che non potevano fermarsi. Non è stato facile, perché sappiamo tutti, cioè, le conseguenze brutali che ha portato la pandemia. Abbiamo avuto da parte nostra il vantaggio di applicare da subito quello che erano i protocolli previsti per combattere l'emergenza sanitaria, li abbiamo rispettati, abbiamo investito molto su questo, l'azienda ha fatto anche, come dire, tanti investimenti, abbiamo ridotto un po' gli spazi, come dire, comuni, abbiamo rispettato quelli che sono i vincoli nelle distanze, l'uso delle mascherine, il lavaggio frequente delle mani per la sanificazione e quant'altro. Questo ci ha permesso di andare avanti e di andare avanti molto bene. Tra virgolette, noi il 2020, che è stato l'anno della
pandemia più forte, sappiamo bene con tutto quello che è accaduto, abbiamo prodotto tantissima pasta in più, abbiamo avuto dei risultati veramente eccellenti. Francesca Dell'Orso ha ritirato il premio per le aziende più longeve, premio che doveva essere consegnato al suo compagno Paolo D'Alessandro per l'azienda del bisnonno, a questo punto Arturo D'Alessandro, che è nata nei primi del Novecento, un'azienda che però negli anni ha saputo cambiare pelle e si è modificata. Sì, il bisnonno di Paolo a inizio Novecento aprì questo diciamo anche Caffè Chantin, dove a Pescara sono passate anche diverse persone decisamente importanti come il Presidente della Repubblica. Poi nell'arco degli anni la famiglia ha modificato, diciamo, la veste di questa impresa, perché da sala da tè e caffè si è trasformata in gelateria, per poi negli anni 90 con mio suocero Giulio D'Alessandro e la moglie Fernanda sono diventati proprio una bottega del gusto, quindi prodotti alimentari, soprattutto dolciari e vini, sia regionali che internazionali, diciamo. L'azienda che ha saputo rispondere alle esigenze della città, oggi tra l'altro in post pandemia, come si sta riorganizzando? Diciamo che fortunatamente le persone hanno cercato una coccola durante la pandemia e mio compagno Paolo è stato bravo, perché è riuscito ad arrivare ovunque, ha risposto alle richieste di tutti e è stato anche bello poter regalare una coccola a qualcuno. E al momento Pescara sta rinascendo, diciamo, sembra molto viva e speriamo, si vede la luce, speriamo. Le novità di quest'anno sono stati i premi speciali, assegnati non ad aziende ma a persone fisiche. I premi speciali sono stati consegnati a due uomini che si sono distinti in questo ultimo anno in ambiti differenti ma importanti per la crescita dell'Abruzzo. Dottor Paruti, abbiamo imparato a conoscerla in momenti di difficoltà, un premio speciale alla sua personalità per il lavoro svolto in questo momento di transizione nel periodo della pandemia e in questa fase, diciamo, che si affaccia adesso all'inizio. Un monito che vuole dare a tutti coloro che la seguono e che le hanno sempre dato fiducia. Allora, continuiamo dal punto di vista della gestione di questa emergenza a temerla un po'. Continuiamo a metabolizzare nel percorso di ripresa, di liberazione che stiamo vivendo, continuiamo a metabolizzare alcune cose fondamentali che devono mantenere la nostra salute per tutto il futuro. Il lavaggio frequente delle mani, lasciatemelo dire, è la cosa fondamentale. Noi dobbiamo imparare a essere un po' ossessivi su questa cosa, che riduce la trasmissione non soltanto dei coronavirus respiratori e dei patogeni respiratori in generale, ma di tutti i virus che quando raggiungono, e tutti i virus e tutti i batteri, che quando poi raggiungono l'ospite debole possono determinarne un esito non favorevole. Quindi dobbiamo mantenere alcune regole forti e ferme come un cuore solidale, come un'attenzione non soltanto a noi, un'attenzione a noi e agli altri, così ci sentiamo più insieme. Quale animus ha ricevuto questo premio oggi? Con la grande gratitudine di una squadra che, mentre parlavano, mi scorrevano le immagini più belle. C'è stata la festa dei 30 giovani che hanno lavorato con noi in quest'anno e mezzo e che adesso vanno a fare gli specializzandi in giro per tutta Italia. È stato un momento bellissimo di condivisione e di costruzione con le persone di tutte le specialità che si sono dedicate a dare cuore e spazio a questa nuova iniziativa di sanità. E poi la speranza che mi porto dentro è che questa grande squadra possa continuare, decisamente continuare, a fare bene per il futuro. Non dobbiamo tornare indietro come standard qualitativi. Abbiamo migliorato la nostra sanità, mi dispiace pensando a tutte le vittime del Covid, ma è migliorata e proprio per loro, per amore a loro, dobbiamo mantenere alti gli standard. Giovanni Di Vincenzo riceve il premio speciale alla sua personalità per meriti, per aver saputo guardare con lungimiranza al territorio teatino, un territorio dove la vostra famiglia è ben conosciuta perché è radicata e negli anni ha saputo esprimere tanti imprenditori. È indubbiamente una grande soddisfazione,
diciamo, forse anche inaspettata, perché voglio dire, qualche mesetto fa, voglio dire, Gennaro mi ha chiamato, mi ha proposto questo. E devo dire che, ripensando a quello che è successo, forse ci stava, senza, non lo dico senza falsa modestia, e indubbiamente segna un percorso molto lungo, diciamo, ricostruire un po' la storia. Ricostruire un po' la storia significa rileggere pure 40 anni di vita, voglio dire. Come ha saputo interpretare il cambiamento lei? Ma credo, diciamo, avendo, cioè, mio padre è stato l'imprenditore prima generazione, io credo di aver saputo coltivare, trovare un terreno fertile sul quale far crescere tante attività. Guardando al futuro, le aziende dell'artigianato e dell'industria tra Chieti e Pescara, con quale atteggiamento si prospettano e si proiettano? Guarda, io sono malato di ottimismo, e altrimenti non avrei fatto ciò che ho fatto nella vita. E in questo momento sono più che ottimista, perché stiamo attraversando un periodo come se fosse un periodo post bellico, cioè la gente ricomincia a rivivere, hanno voglia di fare, hanno voglia di rimettersi in gioco nel migliore dei modi, e c'è anche una concomitanza di finanziamenti nazionali e europei che consente sicuramente molto sviluppo, e per cui sono convinto che chi ha voglia di fare, capace di fare, capacità di impegnarsi, il futuro potrebbe essere roseo. Raccogliamo questa bellissima iniziativa come amministrazione comunale con entusiasmo e soddisfazione, in quanto ancora una volta si è tenuta a Chieti in questa bellissima cornice. Ho assolutamente indirizzato ai premiati un caloroso, una forte stretta di mano, una calorosa accoglienza, perché ritengo che momenti come questi facciano bene al territorio, alla classe produttiva, ma anche ai tanti collaboratori e operai che si sono contraddistinti negli anni proprio per la fedeltà al lavoro legata a queste realtà produttive. Quindi oggi è un grande giorno di festa, dopo un momento non solo di crisi ma anche difficile come quello della pandemia che abbiamo vissuto con il lockdown, e quindi è giusto che si sia data massima visibilità a queste celebrazioni. Box.